Amici del mare e amanti della cucina marinara, benvenuti a un'altra puntata di Cuochi di Bordo. Anche quest'oggi vi parleremo di due specialità, naturalmente del nostro mare, due pesci importantissimi che fanno parte della cultura e della cucina marinara del nostro territorio. Ma per fare questo dobbiamo sicuramente andare a prendere il nostro chef, che l'abbiamo imbarcato ed è in mare per gustarsi una uscita con una barca. Però prima di andarlo ad accogliere, gustatevi queste pillole di cultura e di storia. Parliamo ora di Massola e Cefalo. La Massola, ecco, è il nome vero, no? Quello, diciamo, italiano. Ma è meglio conosciuta anche come pesce capone o gallinella. Il motivo? Perché alla sua cattura emette uno stridolio che ricorda un po' il verso delle galline. Poverina, si sente catturata e ha l'ultimo grido prima di soccombere. Un pesce buonissimo, ha delle carni estremamente qualitative, però la sua morte ideale è sicuramente nel brodetto. Non può mancare questo pesce fra le 12 specie che di rito, anche simbolicamente, devono essere presenti nel brodetto. Va da sé che le carni buone e saporite si prestano anche condizionamenti diversi, in tingoli, ma perché no, anch'essa sfilettata in porzioni sia fritte sia in bocconcini arrosto. E il cefalo? Beh, questo pesce, che forse oggi è un po' bistrattato, è stato un cibo popolare per eccellenza, anche perché, nonostante si trovi in diverse specie, ecco, trova quello più qualitativo nel mugil cefalo. Il mugil cefalo è detto anche bosega o anche lotregan, ma il migliore in assoluto è la volpina, dalle cui uova si ottiene e si otteneva una bottarga che veniva smerciata nei migliori empori non solo dell'Adriatico, ma del Mediterraneo, già in tempi lontani. Un'ultima parola sul cefalo. Si riconosce il cefalo da Bon e il cefalo da Rio. Cosa vuol dire? Vuol dire che il momento della pesca, che se veniva fatta al tramonto, quando il pesce ancora non si era nutrito e quindi aveva gli intestini vuoti, diventava davvero un qualcosa di squisito, tant'è che i pescatori ne commerciavano anche gli intestini, che erano una gottoneria a sé. Diverso dal cefalo da rio, cioè reo, colpevole di essere sporco negli intestini e dunque doveva, per poter arrivare sulla tavola, essere conciato a dovere, cioè ripulito a dovere. Ciao Lino. Allora? Beh, bellissima giornata, poi un'esperienza, una bella esperienza. Ti sei divertito? Ci siamo divertiti e poi la cosa bella è, vuol dire, capire da dove viene ciò che noi cuciniamo, no? È importante. Che cosa avete tirato su? Beh, abbiamo fatto una bella pescata di vongole, è stato molto interessante, anche di una bella pezzatura, per cui pur pescando molto riva siamo riusciti ad avere una pezzatura decente. Tu sei un ristoratore di comprovata esperienza, però è sempre bello vedere da dove proviene ciò che voi lavorate. È indispensabile, perché poi quando lo vai a preparare c'è quel pizzico di fantasia in più, di amore in più per quello perché tu vai a fare. È un lavoro di grande fatica come il vostro, però insomma tutte e due lavorate. Sì, diciamo che quando ci sono giornate così, lavori fuori, quasi fare il bagnante, insomma, no? Però chiaramente devono lavorare anche con tempi inclementi. A quel punto
non è tanto bello. Noi stasera, per dare il via alle ricette che poi prepareremo nella tua cucina, bisogna che facciamo una cosa, che andiamo è... a facciamo a comprare il tessuto. Lì sei più ma calato. Quello è il mio reparto, insomma, l'acquisto è il mio reparto. Poi mi dici anche come sceglierlo il pesce. Certo, no, benissimo. Andiamo. Vieni, che ti aspetto. C'è stato tutto questo. Abbiamo fatto un po' tardi. Oh, ciao Stefano. Sei già qui? Sì, già ho fatto tutto. Gli ho detto di mettere dentro nel sacchetto i cefali e le mazzole. E le vongole? Che miseria, Flavio, hai ragione. Le vongole sono parte integrante della serata. 2 kg, Flavio. Sì, dai, quello là ci dice più che sufficiente. Già avete le idee chiare di come volerle fare? Ma certo. Già a posto? Mi ha studiato tutto. Non abbiamo dubbi, insomma. Quindi allora, due pesci importanti, due pesci di grande importanza per la pesca di fame. Il cefalo, che è naturalmente, ecco, ringraziamo Sara, sempre la gallinella, precisa, che sempre... la fanno, chiamiamo la mazzola. La mazzola. La testola. Quindi gallinella di mare, sì, e cefalo. Il cefalo. La baldigara. La baldigara, questo è il terminologico. Senti, il cefalo è un pesce che insomma nelle nostre acque si trova con grande abbondanza. In abbondanza. In abbondanza, sì, in abbondanza degli ultimi anni, no Flavio, vero? Certo. Ha preso proprio piede. Anche in cucina è un pesce che è stato bistrattato per tanti anni, oggi cerchiamo un pochettino di ritirarlo su, anche perché le conoscenze della pesca, il modo di pescare sono cambiati, e oggi prendere un cefalo pescato un pelino al largo è sicuramente un grande pesce. Certo, non andiamo a prendere dentro il porto. Sa di nafta. Sa di nafta, però insomma, il pesce ci posso prendere anche fuori. Gallinella invece, pesce grande. È già un pesce più pregiato. Pregiato. Pesce che normalmente viene adoperato per fare il brodetto, è uno dei pesci, oserei dire, essenziali per fare il brodetto alla panese. Matrice della cucina casereccia. Certo, cucina ma si può cucinare anche questo in tantissimi in tanti modi. E ci divertiremo stasera con Stefano a farvolo assaggiare in più preparazioni. Benissimo, vogliamo allora voi intanto cucina? Andate. Noi andiamo in cucina, Stefano. Fra poco mi appropinquerò anch'io al ristorante. Ringraziamo Sara per essere precisa al banco in tutte le nostre richieste. Intanto che loro vanno a mettersi, come si suol dire, in tenuta da cucina, guardate questa interessantissima scheda tecnica del veterinario. Oggi parliamo delle caratteristiche di freschezza dei prodotti ittici, in modo particolare di alcune specie che possono essere, che si presentano in maniera diversa. Noi abbiamo come caratteristica sempre da tenere presente una rigidità, che è un fattore molto importante in alcune specie, che può essere presente dal momento della pesca, poi viene mantenuta nell'arco di varie ore e anche di giornate per alcune specie ittiche. Altre invece, anche se sono fresche, questa rigidità dopo poco tempo la perdono, e questa è una caratteristica del pesce bianco che noi definiamo tipo i moli, tipo le busbane, che tendono a perderla, o i merluzzi di taglia piccola tendono a perderla dopo anche poco tempo, mentre altri pesci come gli sgombri, i suri, le alici tendono a mantenere questa rigidità, che è un fattore di freschezza, per molto più tempo. Altre caratteristiche di freschezza è guardare l'occhio, un occhio che è molto convesso, un occhio che è trasparente, è un aspetto di freschezza, un occhio che in realtà può essere opaco, concavo, è un indice che è passato più tempo. Non vuol dire che il pesce ancora non è più fresco, ma che è passato più tempo dal momento in cui è stato pescato. Un altro aspetto importante da vedere è la lucentezza della pelle. La pelle di un pesce fresco tendenzialmente è molto brillante, molto lucida. Un altro argomento che è importante, che non va sottovalutato, è le branchie. Le branchie, una volta sollevate, devono dare una tonalità che è sul rossastro. Sfumature verso il viola, il color mattone, è un indice che è passato ulteriormente del tempo e quindi va verso un decadimento di quello che è la freschezza. Altri aspetti che possono essere importanti è comunque anche dal punto di vista dell'addome. Un addome che è rigonfio è un indice che è passato
parecchio tempo dal momento della pesca e che non è stato mantenuto adeguatamente a temperatura controllata. Oh, eccoci qua, allora siamo arrivati finalmente davanti ai fuochi, è vero Flavio? Sì. Allora, il nostro Stefano qui pronto? Ciao, Stefano, sono prontissimo. Buetta. In dialetto Buetta, il mio soprannome è Buetta. Buetta. Sarebbe una boa pecora, penso una boa pecora. Nome di battaglia, di famiglia, sì, di famiglia. Da vecchi marinai. Sì. E insomma, Flavio, tu sei accompagnato con la tua mentore, la tua estensione in cucina. Ecco, a posto. Noi funzioniamo perché c'è lei. C'è lei, benissimo. Allora, abbiamo il mugine sui taglieri che è già stato... Chiamarla la baldigara, insomma, ecco. In dialetto la baldigara. Ecco, quella roba lì, sì. Per tutti gli altri, il mugine. Il cefalo. Che attraverserà, come sempre, due preparazioni. Abbiamo quella un po' più, diciamo, tradizionale, quella semplice, e quella naturalmente un po' più elaborata, diciamo, costruita. Certo, no? Bisogna attorno, dare un pizzico di fantasia a un pesce considerato povero ma di grandi carni pregiate. Noi siamo qui proprio per enfatizzarlo, perché insomma, il mugine, molti fino a un po' di tempo fa, insomma, storcevano un po' il naso. Ciccio per i gatti. Ecco, invece è un pesce dalle grandi potenzialità. Io lo ritengo uno dei più buoni pesci che possiamo cucinare e ci dà la possibilità di cucinarli in svariati modi. Veramente, è un grande prodotto, per un ristorante non può farne a meno, secondo me. Ecco. Invece i marinai, da bravi utilizzatori di tutto quello che tiravano su, immagino che lo conoscono da un po' più di tempo. Sì, diciamo, una volta, come dicevi, Lino, era un po' bistrattato questo pesce, non era apprezzato. Invece adesso, negli ultimi anni, come diceva Flavio, è molto apprezzato, anche perché le carni effettivamente sono molto buone. C'è una carne bianca, molto soda, buona e, diciamo, io... Se ti posso elencare la ricetta. La tradizione cosa ci canta? Praticamente io ho messo su un po' di acqua a bollire con un po' di sale e lesso solo i filetti, no, già sfilettati, diciamo, tolti la pelle, li metto giù un attimo, proprio un attimo, a lessare, poi una volta lessati li stiro su, scusate, mi è caduta un attimo. Ma in cucina succedono anche queste cose. Ecco, chi non fa, chi fa non sgodola, neanche nelle migliori tradizioni. Mentre lui lo sta sbiancando, e invece... Cosa stiamo facendo? Abbiamo preso il mugine, anche noi sfilettato, tolta la pelle, e ne facciamo una tartare. Una tartare, leggermente condita, un po' di sale, appena appena un po' di pepe, e un goccino d'olio. Da questa tartare ricaviamo delle piccole palline, che a noi piace chiamare bonbon, perché proprio dovrebbe venire la grossezza di un bonbon, di cioccolatino di bonbon, e che verrà poi passato nel pangrattato e fritto. E fritto. Questo è per quello che riguarda, diciamo, il mugine. Verrà servito invece con una crema di vongole, delle vongole che sono appena aperte al vapore, filtrata la sua acqua di cottura e frullate. Poi una volta si passa al setaccio e viene questa salsina. Quindi sarà un letto di questa salsa molto saporita di vongole, dove andremo ad appoggiare i bonbon di mugine fritti. Semplicissimo, si può fare in casa. Ecco. Elide con grande maestria ha pallottolato il mugine, quindi diciamo la dimensione di un bel bacio perugina con una sorpresa, il mugine, e lo accompagniamo con le vongole, che sono le regine delle nostre preparazioni. Certo. Allora, prima di ritornare su di te, tu sei già quasi pronto. La semplicità perché la tradizione è la semplicità, perché anche in mare giustamente non c'è mai tempo, no? E quindi bisogna fare piatti veloci apposta. È questo qua. Allora, qui ho fatto una salsina con succo di limone, olio, la base qualche acciuga sfilettata, diciamo tutto frullato e prezzemolo, tutto frullato, e questa salsina, diciamo, la vado a mettere sopra i filetti. Un'emulsione che vado a mettere sopra il filetto, ecco. Anche così, un bel colore, così. Ecco. Semplicità, profumo, aroma, c'è tutto.
è freschezza del limone, data dal limone, e sapidità data dall'acciuga. Questa salsina la possiamo anche, diciamo, utilizzare con altri pesci. Anche con altri pesci, sì, è una salsa universale che si può adoperare con tutti i pesci, diciamo, lessati. Quindi abbiamo anche dato delle pillole, insomma, sì. Questo è il tuo modo di presentare. Questo è il mio modo di presentare il mugine, dai. Il mugine. Molto fast, molto rapido. In pieno stile marinaresco, è giusto? Qualche fogliolina di prezzemolo, se vogliamo qui abbellire il piatto. Intanto Elide ha tuffato i bonbon, come dici tu, nell'olio bollente, rigorosamente 180 gradi. 180 gradi, non facciamo andare oltre perché poi l'olio si rovina e va a rovinare anche ciò che andiamo a friggere. Un consiglio, se posso darlo sull'olio, molti sono convinti che il pesce vada fritto in olio extravergine d'oliva. Per carità, è una cosa meravigliosa friggere in olio extravergine d'oliva, ma quando abbiamo dei pesci delicati, che comunque non hanno grandi, forti sapori, secondo me un grande olio di semi va molto bene per friggere. Va molto bene per friggere. Allora, anche perché non abbiamo bisogno di temperature altissime. Ai 170 gradi, 180 gradi possiamo friggere tranquillamente. Anche il tempo di cottura era rapidissimo. Ci siamo quasi un minuto, minuto e mezzo, abbiamo il bonbon cotto. Tu sei un gastronomo, un grande conoscitore della materia prima, allora io ti chiedo, facendo insomma un processo inverso, questo è cosa fare, ma diciamo anche cosa non fare con un pesce come questo. Ma diciamo che il mugine, essendo un pesce che viene pescato in acque salmastre, per cui molto arriva, così come per noi uomini che siamo ciò che mangiamo, così anche per quello che mangiamo noi vale la stessa regola. Allora, stando molto a riva, può capitare che il mugine sappia un po' di fango, di terra, di cosa. Allora, una preparazione che io direi da non fare è per esempio al cartoccio. Perché se per caso il mugine è vivissimo, freschissimo, sa un po' di fango, chiuso nel cartoccio, questo suo piccolo difetto di sapore viene moltiplicato, per cui non avremo un grande piatto. No, dobbiamo fare in modo di fare tutte quelle cotture che, anche se, sperando di no, perché io dico sempre, i due mugini da adoperare che troviamo nel mare Adriatico sono il volpino, ma ce ne sono poche quantità, che poi sarebbe quello che in Sardegna si fa la botarga, oppure quello che noi a Fano chiamiamo la bavigia oro, che perché sono leggermente migliori degli altri? Perché vengono pescati un po' più fuori. Per cui diciamo non si corre il rischio di questo sapore di fango o di terra che può rispresentarsi nella preparazione. Bene, e anche questo. Anche l'impiattamento molto bellissimo. Di grande effetto. Molto bello. I fiori sulle barche. Molto bello. I fiori sulle barche. Naturale. Qui questo è un piatto da gourmet, diciamo. Da gourmoni. Benissimo. Questa è la prima preparazione, come vedete due letture, due interpretazioni della materia prima sempre freschissima, sempre di primissima qualità, che abbiamo reperito questa mattina sulla banchina del porto di Fano. Lavorate, preparate, interpretate con due visioni molto differenti, ma sicuramente di grande gusto, di grande soddisfazione. Qui c'è la tradizione marinara, diciamo, la semplicità, pochi passi, veloci, di sostanza. Sì. E qui c'è il gioco, l'interpretazione, valorizzazione. Dobbiamo valorizzare anche un po' il pesce, dobbiamo valorizzare anche tutto ciò che abbiamo di nostro nel territorio, per cui la vongola, che è la nostra, come dire, cosa che in maggior quantità ne abbiamo e che va comunque fatto il più spesso possibile, perché è un grande prodotto, non la vongola verace, ma la nostra vongola. La nostra vongola che è fantastica. Lupino. Venus gallina, diciamo in latino. Lepuras. Io mi ricordo. Dialettale, certo, nome dialettale Lepuras. Il nome vero di questo, perché se non lo sa il marinaio non lo sa nessuno. Quindi va bene. Adesso noi abbiamo bisogno di qualche minuto, dobbiamo riassettare la cucina e poi vi presentiamo la seconda preparazione, il secondo piatto principe di questa puntata di Cuochi di Bordo. Dunque abbiamo riassettato la cucina e quindi siamo pronti per proporvi l'altro protagonista, l'altro pesce protagonista di questa puntata di Cuochi di Bordo. Qui insomma entriamo in un campo veramente molto molto stimolante.
Il pesce è la gallinella di mare, giusto? Ma anche... è il testone, noi è il testone, ecco, è il testone, in dialetto. Questi nomi strani, testone, sì. Boldrigon, Boldrigan, sì. Vabbè, Purace, Ricace, vabbè. Butta su. Vi divertite così voi? Sì. Quando, vabbè. Ci abbiamo i nostri nomi. So. Benissimo, allora, cioè, il mondo marinaresco è bello anche per questo, sì. Perché è verace, è... Sì, sì. Come possono essere anche le vongole, ma noi utilizziamo però le nostre, che sono le Purace, apposta. Allora, scherzi a parte, adesso stiamo partendo con la seconda preparazione, quindi allora andiamo con l'elencazione degli ingredienti. Un po' di cipolla nella base d'olio, un po' di aglio. Un po'. Ecco, vabbè, un po', a me piace molto l'aglio, ecco. Poi stasera non devo baciare nessuno. Non allora, si era capito, va bene, cioè, così. L'aglio sì. si deve sentire. Poi butto subito dei pomodorini freschi, no? Faccio praticamente una sorta di brodetto, ecco. Perché la mazzola, diciamo, è uno dei pesci, diciamo, principe nel brodetto, no? Un pesce che è sodo, di carne soda, fa un buon sugo. Poi sale e pepe. Il brodetto ha dei suoi dettami ben precisi. È quello alla fanese. Apriamo un mondo, va bene. Faccio andare un pochettino. Sì. Metto anche un po' di vino, sfumo, okay. Con un po' di vino. Sfumata. Sì. Tanto Elide sta facendo un'opera magistrale qui, mamma mia. Ci vuole una laurea in ingegneria per fare una cosa così. Benissimo, a posto. Lì stanno facendo un lavorone, eh? Ci credo, c'è un'altra cosa, no? Vabbè, tanto d'altronde. Marinai invece, Marinai sempre a poco tempo, no? Come abbiamo detto prima. Anche prima. A poco tempo, allora deve far presto. Perfetto. Allora, ti dicevo, faccio andare questo pomodoro per qualche attimo, no? Lo faccio appassire, poi una volta appassito butto, diciamo, la mazzola che è già stata eviscerata, no? Tolta, certo, le branchie, tolte tutto. Così, proprio a... Così, naturale. Un po' di sale. Buttata in padella. Buttata, al suo destino. Ecco, buttata proprio. Perfetto. Al suo destino. Al suo destino. Il destino lì ce n'è poco lì. Voglio dire, non c'ha più destino, ecco. Muore lì. Muore lì e basta, Muore lì. E la lasciamo andare così. E la lasciamo andare così, però sì. Io vedo che hai un altro elemento. Sì, adesso, quando va questa, metto anche un po' di vongole, naturalmente, perché le vongole cosa danno? Rilasceranno sicuramente la sua acqua di vegetazione una volta che si aprono. Perfetto. E vanno ad insaporire sia il fondo di cottura, sia anche la mazzola, no? Che sto cuocendo. Un altro giretto di vino, perché non fa mai male, no? Non fa mai male, bene. Okay. Allora, la cucina marinara, grande sapienza popolare, elementi... Insomma, Grandi profumi, invidiabili, invidiabili. Invece, da quest'altra parte, come dire, dobbiamo anche fare un po' di scena, chiamiamola così. Ed ecco allora che abbiamo fatto una preparazione diversa, quelle preparazioni che è un po' il nostro motto. Qual è il nostro motto? Il mare con i piedi nell'erba. Siccome, a differenza di Stefano, che è nato al mare... Noi siamo nati in campagna, per cui figli di contadini, vediamo il pesce un po' con le preparazioni della terra. Ecco. Ed ecco che ci piace molto abbinarlo, in questo caso, al guanciale. Per cui questa è una gallinella sfilettata, poi rigirata, all'interno condita con del finocchietto selvatico, una grattatina di limone per dargli freschezza e acidità. Lo si chiude questo involtino con una fetta di guanciale e lo passiamo al forno per... 4 minuti, 5 minuti, anche non di qui, più. Cottura è molto, tutto il pesce ha bisogno di cotture molto veloci, non dobbiamo stracuocerlo. Per essere rispettato nel suo vero grande sapore. Per cui cotture molto lievi. Senti, la sapidità del guanciale ben si sposa con la carne della gallinella. Certamente, la gallinella è una carne molto soda, molto, molto magra, per cui il guanciale che gli si scioglie intorno gli dà anche, riesce a dargli un po' di morbidezza a quello che è, e soprattutto gli aggiunge un po' di sapidità. È sempre una grande carne, già sapida per quanto sua, ma non fa male dargli un piccolo sprint. Non fa male. Ma quando tu sei in cucina, che lui viene a dare fastidio? Mm-hmm. Sì, ho capito.
Quindi insomma... Sì, sono una bella rottura. Vabbè, è così, l'importante è che poi vengano fuori elementi di grande soddisfazione. Qui devo dire che la Gainella... Gli sto dando il piloto, così un po', no? Il piloto, come si dice, no? Piloto? Sì, il piloto vuol dire quando uno ti dà fastidio, che ti fa sempre, no? Basta, lascia dire, dammi il piloto. Il piloto è quello lì, quando uno ti dà... No? Tu dai il piloto ogni tanto? Sì, anche... Allora, ci sono delle trade union che sono simili... Ma il piloto, ha visto cos'è la traduzione, per noi che veniamo dalla terra, il piloto è quello che si adopera, il lardo che viene dato sopra lo spiedo quando si fa la cacciagione. È la stessa roba. Poi a fine delle puntate faremo un glossario per i non... No, per i non addetti, diciamo, perché tra una specie tutte di dizionario, ecco. Un dizionario. Glossario di cuochi di bordo. Va bene. Intanto qui vedo un'altra. Beh, certo, il piatto viene poi finito con una salsa e una crema di patate con lime, zenzero, e che gli dà questa freschezza, questa cosa, e va ad integrare la sapidità che è la Gainella appena cotta. Beh, devo dire che insomma c'è tutto uno studio alla base di queste preparazioni che sono finalizzate ad enfatizzare al massimo una materia prima di grande qualità. Sì, la Gainella è già un pesce di grande qualità, anche se dobbiamo tener conto che, secondo il mio modestissimo parere, la qualità del pesce è dovuta essenzialmente dal tempo che intercorre tra la pesca e il momento che viene servito nel piatto. Più questo è breve, più è veloce e più, secondo me, abbiamo un prodotto di qualità. E anche il territorio o il mare che abbiamo avanti a noi non deve essere, come dire, ignorato, anzi utilizziamo quello che il mare davanti a noi ci dà. È inutile andare a prendere le robe dall'Alaska, ce l'abbiamo qui davanti, freschezza, bontà, tutto quanto, non manca niente. Appunto, territorio, mare in questo caso, freschezza, e abbiamo sicuramente preparazioni di grande qualità. Oh, noi siamo tutti in attesa, sì, perché vogliamo vedere questa composizione, questa mise en place di sicuramente tu continui a dare i piloti. Sì, no, i piloti, perché qui sono le vongole un po' di ferro, ecco, si aprono piano, capito? Siccome sono vive, giustamente, ci vuole un po', insomma, ecco. E anche qui siamo arrivati al dunque. Devo dire che già adesso vado a prendere il piatto anch'io, ecco. Io qua, tra i profumi di qua e quelli alla mia destra, alla mia sinistra, faccio un po' fatica a districarmi, perché c'è un flavor nell'aria di grande coinvolgimento. Devo dire che la materia prima di grande qualità, di grande freschezza, esprime già da sola, no, tutta la sua poesia. Poi quando abbiamo degli chef così, che sanno anche, come dire, dare il giusto risalto con le preparazioni alla materia prima, il tutto viene sicuramente a combaciare. Però non dineghiamo anche la sostanza, il tenore, diciamo, da dove arriviamo, la cultura, insomma, esatto. Di una volta Questa era la seconda preparazione, Gainella di mare interpretata in stile marinaresco e naturalmente poi rielaborato o reinterpretato, adesso si usa molto questa reinterpretazione, vabbè, diciamo così, presentato in un altro modo. Oh, io abbandono la cucina adesso perché a tavola ci sono i nostri ospiti che mi stanno aspettando. A presto! Buonasera, eccoci qua. Buonasera. Allora, il parterre è sicuramente di primaria categoria, naturalmente mi riferisco ai pesci. No, scherzo. No, scherzo. Il pesce è chi cucina. Possiamo definire subito in padella. Siamo tutti in padella, insomma, quindi insomma le similitudini ci sono. E allora, questa sera abbiamo due grandi protagonisti del nostro mare, del nostro territorio, che è un territorio del nostro mare, vabbè, insomma, si capisce, che sono elementi fondanti anche della cucina che abbiamo naturalmente a disposizione tutti i giorni. Quindi mi immagino che qualcuno di voi, magari anche tu Antonio,
qualche sapore, qualche sentore, ti ricordino un po', no? Qualcosa diciamo di, che se la memoria non mi inganna, arrivo. La memoria magari mi inganna, però ma i sapori sono rimasti quelli, sono quelli. Qui ovviamente quelli. Abbiamo due preparazioni, due interpretazioni, perché il giochino di Cuochi di Bordo è quello di mettere, insomma, sui due piatti della bilancia la cucina un po' di bordo del marinaio casalinga, che poi una volta a casa portava quello che era il frutto del suo lavoro, e quello invece un po' sempre con i medesimi elementi, con un'impronta un po' più, insomma, un po' più così da ristorante, da gourmet. Voi il pesce nella vostra alimentazione, faccio una domanda proprio di quelle così, immagino che sia un elemento della vostra alimentazione, direi di sì. Beh, spero. Sai, noi siamo città di mare, quindi siamo cresciuti anche con le tradizioni dei nostri nonni. Oh, io invito a non stare basiti, prendiamo, perché insomma questa è la preparazione che rispecchia un po' così la tradizione, è il muggine con una salsina creata ad hoc, con insomma, sì, vedo. E queste sono le polpettine. Le polpettine fatte con sempre la muggine. Sono due varianti, insomma. Diciamo quindi città di mare, sì, no? Quindi come non la cucina potrebbe essere protagonista? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Poi io sono cresciuto con la cultura che i pescatori sono dei grandi cuochi di pesce, perché nasce dall'esperienza che hanno fatto in mare, mettono sempre un tocco di esperienza in quella che è la cucina del pesce, hanno questa grande capacità anche dai pesci poveri di trasformarli in prelibatezze, quindi non nascondo la curiosità e il desiderio di assaggiare questo piatto che tra l'altro è frutto del nostro mare, quindi... Beh, qui già ritroviamo diversi elementi fondanti della nostra cucina. E anche, dottoressa, immagino storici, eh beh, no? Sì. Cioè, io praticamente passo dal grande piacere Prego. Di mangiare il pesce al fatto di vedere un prodotto che è anche oggetto degli studi sotto il profilo storico. Quindi, in una evoluzione di lungo periodo della cucina, noi ci troviamo subito di fronte due scelte che denotano da una parte, no? Un cefalo, intanto si parla di cefali, quindi questi li dobbiamo assolutamente esaltare come uno dei principi della tradizione alimentare. Hanno sparato un nome prima in cucina che io non oso ripetere. Se no, ne possono dire molti, ma dato che siamo a Fano mi piacerebbe spendere la Valdigara. Esatto. Ma a riconoscere poi un cefalo di qualità, perché ce ne sono 5 di specie di cefali, ma soltanto i primi 3 sono degni di una cucina come si deve. Certo. Non dico raffinata, cioè genuina. Questo è fondamentale. E soprattutto il cefalo dorato, come si suol dire, o anche la bosega, sono le due specie che indubbiamente venivano in qualche modo richiamate molto dal mercato. Ma c'erano nei piatti tradizionale, nella nostra storia culinaria ci sono. Una cosa molto bella è che appunto è un pesce ricco, sostanzioso, ma che a volte, come in un inverno come quello appena trascorso, molto freddo, è un pesce che soffre molto il freddo quindi può morire, e questo alimenta la possibilità, e nei tempi prima dell'industrializzazione, di poter accorrere sulla riva e raccogliere il pesce morto, ma è un pesce morto fresco, freschissimo. Quindi insomma... È già che si poteva piegare anche in grandi quantità ad essere sistemato per la lunga conservazione, sventrandolo, mettendolo a cucinare arrosto con delle erbe magiche, in primis il finocchietto selvatico che è stato anche adoperato dai cuochi oggi, e anche con l'alloro. Dopodiché, una volta praticamente preparato in questo modo, si metteva a sostare con queste erbe aromatizzanti su assi di legno, dopodiché si trasportava dentro tegami coperto di aceto per una conservazione di più giorni. L'aceto era un elemento... Certamente, senza contare poi la Valdigara nei...
colli di legno, no? Sotto sale, proprio per poter sfamarsi quando non, quando c'era, non, altro. Non c'era altro. Per cui benissimo. È di gusto, è di, gusto, di sostanza. Delicato. Delicato. Penso il termine più appropriato sia delicato. Delicato. Sì. Il porto è sempre stato un asse anche, insomma, nella quale si è voluto muovere con grande intensità. Beh, nell'azione porto, sì, di sindaco. Il porto di Fano è parte integrante della città. Beh, se pensiamo anche alla sua origine, che parte dalla darsena borghese, poi lì si estende, e ha avuto sempre questo forte legame, e la città è sempre stata molto vicina a tutto il mondo della pesca, per tante ragioni, sia per la nostra tradizione, sia per le tante persone, tanti pescatori, tante famiglie che si sono tramandate il lavoro negli anni. E se pensiamo che all'inizio del Novecento rappresentava una parte economica importante nella città, quasi intorno al 20% del prodotto economico arrivava dalla pesca. Oggi ovviamente il mondo è cambiato, c'è stata un'evoluzione, quindi quei numeri non sono più così importanti, ma comunque tutto il comparto della marineria e della pesca è comunque un punto di riferimento ancora di grande attualità e di grande investimento anche per la città, nonostante, come dicevo, cambiano i costumi, cambiano le tradizioni, certo, cambiano i bisogni e anche le abitudini, cambiano le tecnologie, ovviamente anche ci sono nuovi tipi di pesca, ma si rimane sempre legati un po' a quella che è la tradizione che ha caratterizzato questo secolo, diciamo. E ovviamente da sindaco guardo con interesse anche tutto quello che può rappresentare l'economia del mare, che si estende non soltanto alla pesca, ma anche a tutta l'evoluzione del pesce, della lavorazione, e poi ovviamente si inserisce anche tutto il tema turistico, certo, essendo una città di mare, il turista è sempre sensibile a quello che una città esprime anche legato alle proprie tradizioni, sì, legate alla pesca. Io vedo anche quando vengono gli stranieri e si organizzano magari cose semplici per noi scontate, ma in realtà piacciono molto. Piacciono molto, hanno grosso grossa novità. Sì, vedo che insomma, no, è andata di perché di grande... nonostante che facciano parte uno della tradizione, uno dall'innovazione, hanno trovato un punto di riferimento come gusto molto molto vicino, devo dire, molto vicino. Questo mi fa molto piacere. Il sindaco parlava di famiglie, di tradizioni, la tua è stata una famiglia che nella ristorazione ha avuto un ruolo, sì, importante, diciamo, un po' di sapori, meno, non dipende da me riconoscere però, questa cosa, però diciamo mio padre Enzo Biagiotti è stato uno dei primi ad avere un ristorante a un certo livello a Fano, e lui ha aperto proprio con la passione della cucina. Della cucina. Lui aveva questa passione, non c'era niente da fare. Il muggine te lo ritrovi come sapore nel tuo... Ma devo essere sincero, il muggine io credo di averlo mangiato poche volte. Questa è una di quelle, però devo dire che è veramente molto, molto buono. Le polpettine sono interessantissime. Sì. Sì. Molto, molto sono buone. Una interpretazione, sì, una preparazione che... È un richiamo di una cucina delle corti rinascimentali, dove si giocava proprio la polpetta fatta con il cefalo. Quindi è una cosa veramente che riprende la storia. La storia. Ma il problema, secondo me, è quello che oggi ritrasmettere questi piatti, cioè quando lui parla di storia, eccetera, sì, le tradizioni... È praticamente, dal mio punto di vista, impossibile. Mm. Perché certo, quello che viene a mancare, ne parlavamo prima anche, no? È la famiglia, la donna che lavora, cioè i figli vengono su con un tipo di alimentazione completamente diversa da quella che sicuramente abbiamo avuto noi. Intanto sono spariti i piatti perché stanno per arrivare. Insomma, gli altri è la magia del mare, stanno per arrivare e sta per arrivare l'altro protagonista di questa puntata di Cuochi di Bordo, che è la gallinella di mare, quindi forse anche qui
andiamo un po' detto più, no? Il testone. Il testone, sì. Ho detto prima con Stefano che faremo un glossario delle terminologie. Ah, infanese. Infanese, perché così almeno, no, ci si ritrova. Se si va al mercato, se si usa il termine scientifico, magari non tutti comprendono. No, no. Ma se usiamo il termine... C'hai due testoni, ti capisco. Galinella per farlo nelle Marche è molto simpatico per il nome di questo pesce, ecco, che generalmente viene richiamato come pesce capone, però ha una grande differenziazione riguardo alla dizione nelle varie regioni d'Italia. Sì. Bellissimo secondo me anche quello veneto, lagunare, del pesce angioletto. No, ha dei colori magnifici, certo, da vivo. E comunque questa galinella o mazzoletta, che dir si voglia, è un pesce straordinario, soprattutto per il vostro prodotto, no? Fanno anche un festival del, esatto, prodotto, e direi che tra la varietà, che fino a 12-13 specie diverse, la mazzola fa una parte da protagonista. Mi sembra che sia uno dei pesci che non deve mancare, perlomeno. Io mi ricordo da ragazzo che sentivo i marinai, quando facevano il brodetto, loro dicono sempre almeno un pesce aragno. Cioè. Sì, certo, la tracina. La tracina fa parte... Non mi piaceva la tracina. Non grosso, bastava... Ah, e anche qui, voglio dire, nella sua interpretazione il marinaio ha messo a disposizione anche visivamente no, l'interezza. Ma quale sarà la tradizione? Qui è una gara dura. Questa è una gara dura per questo, è un enigma. Forse si inizia dalla presentazione, perché troviamo la gallinella intera e la scopriamo immediatamente, no? Con il suo contorno poi di vongole, abbiamo visto anche nel primo piatto, erano presenti, esatto, questo piatto povero che voi chiamate porazza, però già nel XII-XIII secolo la chiamavano la bibarazza o pederazza, perché veniva mangiata soprattutto da, diciamo, gente del popolo, ma carica di pepe. Forse per no, mascherare. Io a tiro. Vedi, le etimologie. Anche di barazza, perché poi ovviamente uno beveva a bere anche un po' sopra. Bella. Sì. Allora ci qui siamo. C'è nell'interpretazione, diciamo così, un po' più elaborata anche la commistione con la terra, perché fanno a due anime, no? Quella marinara e quella contadina. Qui lo chef ha voluto unire terra, mari e monti, quindi c'è del guanciale con importante unire costa, entroterra, lavorare anche su questa. Sì, ma addirittura Fano non è una grandissima città, ma se si torna indietro alle tradizioni, anche al modo di parlare, c'era a distanza di qualche centinaia di metri, c'era già un dialetto diverso, c'era quello del mare, dei Portulò, poi c'era quello degli Ortolani, poi quando si andava verso la campagna cambiava, c'era un dialetto che manifestava le sue differenze, ma fondamentalmente poi, come dicevo prima, sempre legate l'una con l'altra. E qui infatti, guardando anche questi piatti, la prima cosa viene così spontaneo, si vede la passione che c'è dietro, quindi del cuoco di bordo o dello chef, con anche l'arte, perché poi, come si dice, anche l'occhio vuole la sua anche parte. Anche i colori, il verde, no? Cioè, questi abbinamenti, i colori sono molto belli, che aiutano il palato. Ma direi che nel piatto della tradizione emerge anche un altro connotato straordinario, che è quello dell'uso abuso, se vogliamo. dell'aglio e cipolla, sono due ingredienti importantissimi nella cucina popolare, perché garantiscono proprio anche un effetto terapeutico, in quanto erano considerate effettivamente una tocca sana per rendere il piatto più salubre, oltre che naturalmente molto più appetitoso, certo. Poi la nota rosso con il pomodoro, che è, diciamo, un'aggiunta recente, perché dobbiamo aspettare la scoperta dell'America per arrivare al pomodoro, ma il fatto di arrivare nel piatto ha dei tempi un po' più lunghi, fino al 700-800 non ce l'abbiamo.
Infatti nelle cucine rinascimentali non c'è nei piatti ogni tanto che troviamo in giro. Cucina rinascimentale. Pomodoro solo negli orti botanici, come... Facciamo un falso storico se troviamo il pomodoro. Ma il fatto che poi invece viene prepotentemente o con la conserva per il brodetto, certo, o anche come questa nota di pomodorino fresco che mettiamo qui, beh, c'è un richiamo interessante da parte della cucina popolare nel colore apotropaico, rosso come vivo, vita, il sangue. Quindi è benaugurante e anche questo tonico per la salute. Io trovo il connubio gallinella col guanciale veramente esaltante. Non l'ho assaggiata ancora. Però sì, veramente penso che qui, lavorando su una materia prima così importante, così fresca, ci sia l'esaltazione del territorio, del sapore del mare. Sì, del sapore del mare. Buona, qui si sente il sapore del mare al 100%. Per una carne che è una abbastanza asciutta, proprio per questo va soprattutto nei guazzetti, nei lunghi. Esatto. La faccia innovativa dell'involtino le ha garantito questa freschezza, questa freschezza, morbidezza. Bene. E si distinguono bene anche i sapori. È vero? Sì. Con quel tocco di finocchio. Che dà. Insomma, bene. Marinaio contro chef, bene tutti e due. In parità. Se dovessimo alzare le palette daremmo 10-10. Allora, con la definizione di Antonio, che secondo me riassume un po' lo spirito di questa puntata di Cuochi di Bordo, con il sapore del mare nel piatto, che mi piace molto, me la faccio mia, posso? Volentieri. Me la catturo. Chiudiamo questa seduta, noi ci abbandoniamo a queste piacevoli libagioni. Cuochi di Bordo ritorna alla prossima puntata con altre stimolanti ricette e altrettanto stimolanti conversazioni con i nostri ospiti. Grazie per averci seguito. Buonasera a tutti. Buonasera. Continuiamo noi a passeggiare. Abbiamo, come dire, il sapore. Non abbiamo fatto neanche un brindisi. No, ancora va bene.